tutti conosciamo la leggenda di Tarzan o di Mowgli, bambini piccolissimi entrati in contatto con animali selvaggi e da loro allevati come fossero cuccioli. Sono 77 ad oggi i casi documentati di bambini selvaggi o bambini ferali, bimbi che si sono smarriti o che sono stati abbandonati o che sono fuggiti di casa e che hanno trovato tra gli animali la loro nuova famiglia. Ma le loro storie non hanno nulla a che vedere con quelle dei libri o dei film. La fotografa londinese Julia Fullerton Batten si è ispirata ad alcuni di questi casi per creare una mostra dal nome Feral Child, dopo aver letto il libro di Marina Chapman La bambina senza nome. Quello della Chapman è proprio un caso di bambino ferale. Rapita nel 1954, quando aveva meno di 5 anni, nel giardino della sua casa in Colombia, Marina venne poi abbandonata nella foresta e trovò un gruppo di scimmie cappuccino che le permisero di seguirle e le insegnarono cosa mangiare e come ripararsi. In questo modo riuscì a sopravvivere per 5 anni. Tornando indietro nel tempo, troviamo il caso di Amala e Kamala, le bambine lupo dell'India, documentato nel 1920. Abbandonate da famiglie incapaci di nutrirle, le due piccole erano state accolte da un branco di lupi, che le nutriva e le proteggeva. Alcuni dissero che per portarle via dovettero abbattere quasi tutto il branco. Nel 1845 una bambina, ribattezzata Lobo, fu vista correre a quattro zampe con un branco di lupi in Messico. Un anno dopo è stata vista con dei lupi mentre mangiava insieme a loro. Fu catturata ma riuscì a fuggire. Fu avvistata ancora una volta mentre accudiva due cuccioli di lupo, ma fuggì e non fu mai più vista. Nel 1912, in India, fu riportato alla sua famiglia, dopo 3 anni, un bambino che si era perso nella giungla. Era stato adottato da una femmina di leopardo che lo teneva al sicuro nella sua tana insieme ai suoi due cuccioli. Shamdeo aveva 4 anni quando fu ritrovato in un branco di lupi in India nel 1972. Mangiava da terra ed era eccezionale nel cacciare i polli. Correva a quattro zampe e si comportava esattamente come un cucciolo di lupo. John scappò di casa nel 1988, quando aveva 3 anni, dopo aver visto uccidere sua madre. Nella foresta ugandese venne in contatto con un gruppo di scimmie che gli insegnarono come e cosa mangiare. Nel 1991, quando venne ritrovato, era perfettamente integrato nel branco, che cercò addirittura di difenderlo dalla cattura. Esistono anche casi abbastanza recenti. Nel 1991, in Ucraina, gli assistenti sociali trovarono Oksana, una bambina di 8 anni, che correva a quattro zampe e con la lingua a penzoloni. Da 5 anni, abbandonata dai genitori alcolizzati, mangiava, dormiva e giocava con i cani, che erano la sua nuova famiglia. Nel 1998 in Russia, dopo vari tentativi andati a vuoto, la polizia riuscì a catturare il maschio alfa di un gruppo di cani della città. Era Ivan Mishukov, un bambino di quasi 6 anni che viveva con i cani da 2 o 3 anni, dopo essere fuggito dalla sua casa. I genitori non avevano mai sporto alcuna denuncia. Nel 2008 in Russia creò scalpore il caso di Prava, il bambino uccello. Rifiutato dalla madre che lo crebbe come uno dei suoi animali, tenendolo rinchiuso nella stanza dove si trovavano le gabbie con gli uccelli che allevava. Prava aveva 7 anni, non parlava, ma cinguettava e sbatteva le ali. Il caso più recente è quello di Madina, cresciuta con i cani, come i cani, dalla madre alcolista. Quando gli assistenti sociali la trovarono nel 2013, la bambina aveva 3 anni, era nuda, camminava a quattro zampe e ringhiava come un cane, dividendo con loro le ossa e la cuccia. Storie davvero incredibili e che lasciano un senso di tristezza e di rabbia verso gli esseri umani ed un senso di stupore nei confronti degli animali, che a volte si rivelano essere molto più capaci di umanità degli esseri umani stessi. Nel caso di alcuni individui poi verrebbe da chiedersi, chi è l'animale? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di mettere un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione.